E benvenuti a questo nostro convegno odierno sul tema della giurisdizione del giudice amministrativo nei confronti degli organi costituzionali, con specifico riferimento alla più recente giurisprudenza del giudice amministrativo. Il tema è un tema di particolare interesse. Io vi porto intanto i saluti del presidente Galletti, che non è potuto intervenire. Il tema è, dicevo, di particolare interesse non solo per la recente giurisprudenza del giudice amministrativo, ma da sempre questo è un tema di grande interesse in dottrina e anche per la giurisprudenza, prima di tutto a livello di giurisprudenza costituzionale e poi a livello di giurisprudenza amministrativa. Il tema è relativo ai cosiddetti interna corporis e in particolare alle previsioni dei regolamenti della Camera dei Deputati per i quali qualsiasi controversia, anche relativa a posizioni di soggetti terzi, anche relative a materie normalmente devolute alla giurisdizione del giudice statale, in particolare la materia dei contratti pubblici sono invece riservati ai cosiddetti interna corporis. Abbiamo un panel di relatori molto importante. Questa è un'occasione particolare nella quale deroghiamo al nostro tradizionale metodo. Il metodo, nostro metodo tradizionale di ricreare un dibattito processuale e lo facciamo quindi dando la parola prima all'avvocato del Libero Foro, poi all'avvocato dell'amministrazione, l'avvocato dell'Avvocatura di Stato e infine al magistrato amministrativo, così come avviene normalmente nell'ambito dei processi. Questa deroga è determinata essenzialmente da due ragioni. Una, l'interesse della tematica in oggetto anche per la dottrina, e quindi abbiamo ritenuto opportuno avere con noi anche un professore quale esponente dell'Accademia, in particolare il professor Picozza. E l'altro tema è che non abbiamo la presenza dell'Avvocatura Generale, dell'avvocato delegato dall'Avvocatura Generale dello Stato, perché questo è un tema potenzialmente ancora sub iudice, deciso in un caso recente con una decisione del Consiglio di Stato, che è la 4150 del 2021, sulla quale potrebbe essere comunque proposto ricorso in Cassazione, perché si tratta oggettivamente di profili inerenti alla giurisdizione, quindi è materia per la quale ci potrebbe essere valutazione da parte della Cassazione e quindi per questa ragione non parteciperà l'Avvocatura di Stato. Quindi, al di là dell'indicazione alfabetica con la quale sono stati indicati i nostri relatori, che saluto, l'avvocato Arturo Cancrini, il professor Eugenio Picozza e la dottoressa Elena Quadri. Seguiremo invece un doppio ordine, un primo ordine paraprocessuale con avvocato soltanto del Libero Foro, e quindi comincerà l'avvocato Cancrini e poi la posizione del magistrato, sempre ovviamente tutti a titolo personale, però l'obiettivo di questi incontri è quello di dare una visione più ampia ed eterogenea, anche nell'ottica della singola esperienza personale e professionale dei vari relatori. In questo modo avremo una visione comunque da parte di un avvocato e da parte di un magistrato amministrativo e concluderemo poi con l'intervento del professor Picozza per arricchire il tema anche con la posizione della dottrina che è stata più volte interessata all'argomento sin da quando lo stesso è stato affrontato in due decisioni in particolare della Corte Costituzionale che vedremo. Io faccio una brevissima introduzione al tema solo per non lasciare nulla di scontato prima di
dare la parola ai vari relatori e consentire loro di entrare anche nello specifico, però un'idea generale del tema che è oggetto di trattazione nell'incontro odierno. La questione è stata decisa di recente, facciamo riferimento a una questione decisa con due sentenze in primo grado da parte del TAR con la decisione 4183 del 2020 e poi in appello dal Consiglio di Stato con la decisione 4150 del 2021. Che cosa succede essenzialmente? Che nell'ambito di una procedura di gara presso la Camera dei Deputati una impresa viene esclusa e questa impresa impugna la propria esclusione anziché internamente di fronte agli organi di giustizia previsti dai regolamenti della Camera, la impugna di fronte al TAR Lazio. Il TAR Lazio si pronuncia nel merito, rigettando l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Avvocatura di Stato e comunque rigetta il ricorso. A questo punto si incrociano l'appello dell'impresa ricorrente in primo grado per la questione di merito e l'appello incidentale dell'Avvocatura Generale dello Stato per la questione di. Eccoci, scusate, spero che mi sentiate, c'è stata un'interruzione del collegamento, spero che sia tornato Sì, regolare. tutto regolare, prego, consigliere. Tutto tornato regolare. Perfetto. Ho visto il sistema che mi ha scollegato e mi ricollegava, diceva in 10 secondi, a quel punto ho aspettato. Dicevo quindi, sulla sentenza del TAR Lazio ci sono stati i due appelli, l'appello principale da parte della società esclusa originariamente l'appello incidentale da parte dell'Avvocatura Generale sulla parte relativa al profilo di giurisdizione e il Consiglio di Stato ha deciso ovviamente entrambi gli appelli. Quello che interessa nell'incontro odierno è il tema relativo alla giurisdizione, al di là delle questioni di merito della singola procedura, che sono questioni interessanti dal punto di vista dell'applicazione dei principi sostanziali, ma non più di tanto. Quello che interessa particolarmente in questa sede è costituito dalla pronuncia del Consiglio di Stato con riferimento alla questione di giurisdizione. Il Consiglio di Stato ha confermato la impostazione del TAR che aveva rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione. Il paragrafo di interesse specifico è il paragrafo numero 7 che affronta in vari sottoparagrafi i vari punti della questione. C'è un punto generale astratto e poi questo punto viene tradotto e calato nel caso concreto. La parte generale astratta è quella che richiama due decisioni della Corte Costituzionale intervenute in precedenza sul tema, in particolare la 262 del 2017 e la 120 del 2014. Qual è il principio essenziale sancito da queste due decisioni, che risponde essenzialmente al principio generale di pluralità degli ordinamenti giuridici e quindi di limiti anche della potestà normativa dei vari ordinamenti giuridici, ivi compresi quelli ai quali la potestà normativa è riconosciuta anche direttamente dalla Costituzione, quindi Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. Il punto è punto fermo, l'arresto posto dalla Corte Costituzionale in queste due decisioni è costituito dal carattere funzionale dell'autonomia normativa, per cui il concetto essenziale è che l'autonomia normativa della Camera dei Deputati può arrivare a disciplinare anche la previsione di una giustizia interna per i cosiddetti interna corporis, cioè per quella tipologia di questioni che sono funzionali allo svolgimento interno dei lavori presso la Camera dei Deputati, ma non può
arrivare a estendere il proprio ambito di giurisdizione anche a questioni che sarebbero invece che coinvolgono la partecipazione di soggetti esterni all'interna corporis e soprattutto di interessi che possono essere interessi di lavoratori o di aziende esterne alla Camera. Quindi un po' l'applicazione di un combinato disposto di articoli e di principi costituzionali. Da una parte l'articolo 5, l'autonomia e il decentramento consentiti in maniera speciale alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, in funzione del riconoscimento di autonomia garantito dalla Costituzione stessa, ma dall'altra parte l'esigenza di tutelare le posizioni giuridiche soggettive di soggetti esterni che possono riguardare il diritto al lavoro, il diritto d'impresa, quindi articoli 1, 4 e 41, in funzione di una tutela giurisdizionale 24, 103, 112 e 313 che vengono espressamente richiamati da queste decisioni della Corte Costituzionale, poi richiamate dalla decisione del Consiglio di Stato, e quindi il diritto alla tutela giurisdizionale di fronte al giudice individuato poi secondo i criteri di tradizionale riparto di giurisdizione. Sono quindi queste due decisioni della Corte Costituzionale ad aver tracciato già la linea. Va detto per completezza che queste due decisioni sono state ampiamente discusse in dottrina, quindi per il giudice amministrativo costituiscono sicuramente un punto fermo, ma comunque hanno disciplinato un tema che è oggetto attualmente ancora di importanti discussioni in dottrina, però hanno dato i principi essenziali. Perché lo ritengo interessante, vi leggo due stralci di due passaggi essenziali di queste decisioni, in particolare la 262 del 2017. Dice la Corte: se è consentito agli organi costituzionali disciplinare il rapporto di lavoro con i propri dipendenti, quindi dicevamo le questioni interne, non spetta invece loro, in via di principio, ricorrere alla propria potestà normativa né per disciplinare rapporti giuridici con soggetti terzi, cioè esterni all'ordinamento della Camera, né per riservare agli organi di autodichia la decisione di eventuali controversie che ne coinvolgano situazioni soggettive. Questo che dicevamo prima, si pensi ad esempio alle controversie relative agli appalti e forniture di servizi prestate a favore delle amministrazioni e degli organi costituzionali. Del resto, queste ultime controversie, pur potendo ad avere oggetto rapporti non estranei all'esercizio delle funzioni dell'organo costituzionale, non riguardano in principio, quindi sempre in astratto, questioni puramente interne ad esso e non potrebbero perciò essere sottratte alla giurisdizione comune. Questo è il principio, il punto di individuazione del confine, del limite relativo alla giurisdizione degli interna corporis. Su questo si era già pronunciata la sentenza 120 del 2014, sempre con riferimento a questo principio generale. Per ciò che esula dalla capacità classificatoria del regolamento parlamentare e non sia per intero sussumibile sotto la disciplina di esso, perché coinvolga beni personali di altri membri delle Camere o beni che comunque appartengono a terzi, soggetti quindi esterni, deve prevalere, tra virgolette, la cosiddetta grande regola dello Stato di diritto e il conseguente regime giurisdizionale al quale sono normalmente sottoposti nel nostro sistema costituzionale tutti i beni giuridici e tutti i diritti. Articolo 24, 112 e 113 della Costituzione, questa è la 124 del 2019, che richiamava a sua volta la 379 del 96. Quindi, una volta individuati questi punti fermi in via generale e astratta, è relativamente semplice per il Consiglio di Stato decidere la questione specifica, e quindi al punto 7.4, in applicazione di questi principi, il Consiglio di Stato dice: si tratta di una questione che non attiene alla vita interna della Camera dei Deputati, ma che coinvolge le posizioni giuridiche di soggetti esterni
alla Camera nell'ambito della esplicazione di procedure di gara che sono normalmente devolute alla giurisdizione comune, nella fattispecie al giudice amministrativo, e quindi questo mi porta a rigettare l'appello incidentale relativo alla questione di giurisdizione, perché in applicazione di questi principi generali, nel caso specifico, devo riconoscere che la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di materia relativa ai contratti pubblici. Questa è l'essenza della decisione, che poi ha anche due punti ulteriori molto sintetici, con i quali rigetta anche altre due questioni poste dall'Avvocatura Generale, questioni relative alla richiesta di sollevare conflitto di attribuzione di fronte alla Corte Costituzionale, e qui il Consiglio di Stato, punto numero 7.6, dice no, perché la questione potrebbe potenzialmente essere ancora oggetto di sindacato da parte di ricorso di fronte alla Cassazione e di sindacato da parte di questa, e su questo direi che non ci sono dubbi, perché si tratta di profili inerenti alla giurisdizione. E da ultimo rigetta anche la questione la questione di legittimità costituzionale, che era stata sollevata con riferimento alla questione in oggetto in relazione all'articolo 134 della Costituzione, e il Consiglio di Stato dice no, perché i regolamenti parlamentari non possono essere oggetto di rimessione in Corte Costituzionale e di valutazione di legittimità costituzionale da parte della Corte. Con questo chiude il quadro sulla questione che interessa l'incontro di oggi, cioè sulla questione preliminare di giurisdizione, con una decisione che può avere anche sorpreso gli operatori del settore, nel senso che sicuramente è una decisione che traccia una strada vuota, se poi, questo sarà da vedere, sarà impugnata o confermata nel caso di impugnazione da parte della Cassazione, una strada alla quale neanche gli operatori del settore in qualche modo erano abituati, essendo più usi a trattare internamente anche le questioni relative ai contratti pubblici. È vero però che è una decisione che trae spunto da quelle tre, in realtà, decisioni di Corte Costituzionale richiamate, che erano state molto chiare sui principi generali e quindi avevano aperto a un'interpretazione che è pienamente conforme a quelle indicazioni provenienti dalla Corte Costituzionale. Il tema resta sicuro, è chiaramente molto più ampio di quanto io abbia cercato di sintetizzarlo per ragioni di tempo, e su questo poi avremo l'intervento da parte dei nostri relatori, che potranno andare anche più nello specifico, ovviamente, di un tema che è sicuramente un tema molto complesso. Le decisioni della Corte Costituzionale sono sempre state oggetto di discussione, sicuramente lo sarà anche questa doppia decisione da parte di TAR e Consiglio di Stato. Vedremo che cosa succederà poi a livello di evoluzione giurisprudenziale. Partiamo da questo stato delle cose, da questa ultima decisione del Consiglio di Stato, che personalmente ritengo anche condivisibile, proprio perché ha una propria logica, che è una logica derivata dai principi indicati dalla Corte Costituzionale, che personalmente ritengo condivisibili, però chiaramente il dibattito è molto ampio, e per questo lascio la parola ai nostri relatori, cominciando dall'avvocato Arturo Cancrini. Ringrazio tutti i nostri relatori, poi riprenderò le parole tra una relazione e un'altra solo per un passaggio di consegne al relatore successivo, quindi ringrazio tutti i nostri relatori, in particolare l'avvocato Cancrini, al quale passo subito la parola. Grazie. Grazie Enrico. La tua relazione mi consente di andare rapidamente al cuore del problema visto dal punto di vista dell'avvocato, perché indubbiamente l'argomento che è trattato
dal Consiglio di Stato nella sentenza 4150 del 2021 che tu citavi, è per noi avvocati un argomento particolarmente interessante con riferimento alle cose che tu indicavi, perché da troppo tempo si è verificato il caso nella contrattualistica pubblica, ma non mi riferisco certamente alla vicenda specifica della Camera dei Deputati, ci mancherebbe, di un atteggiamento generalizzato delle stazioni appaltanti del nostro paese di tentare di sfuggire il più possibile all'applicazione delle norme che riguardano non soltanto le procedure dell'evidenza pubblica, ma anche tutti gli altri aspetti che riguardano più generalmente la regolamentazione anche della fase dell'esecuzione. E in un quadro di riferimento come questo, effettivamente, noi abbiamo vissuto stagioni nel nostro paese in cui non soltanto era difficile comprendere a quale giudice rivolgersi volta per volta quando si era subita una lesione, ma anche quali norme quelle stazioni appaltanti applicavano o erano tenute ad applicare sulla base dei principi delle direttive comunitarie così come recepite nel nostro ordinamento. Cioè, in realtà, se noi andiamo a vedere quello che è successo dal 1971 ad oggi, quando le prime direttive comunitarie sono state introdotte nel nostro ordinamento, ricordo peraltro il ritardo con il quale sono state recepite le direttive del 71, perché la norma di riferimento fu la 584 del 77, lo sport preferito dalle nostre amministrazioni appaltanti era proprio quello di cercare di sfuggire il più possibile all'applicazione delle direttive. Ricordo peraltro che la prima direttiva fu lavori, soltanto dopo tanti anni si passò a forniture e addirittura negli anni 90, quindi arrivammo poi al recepimento della direttiva servizi, mi pare nel 92, e questo ha comportato effettivamente un atteggiamento che è stato di una certa ostilità da parte di tutti a recepire i principi delle direttive comunitarie. Teniamo peraltro conto che queste benedette direttive comunitarie e i principi che, anche se a fatica, siamo riusciti a recepire nel tempo, ormai questo problema, come dire, non si pone più perché stiamo alle direttive di terza generazione e a stare agli scritti del presidente Contessa, forse vale la pena aspettare le prossime prima di cominciare a discutere del nuovo codice dei contratti, anche se poi tutto sommato la delega della scorsa settimana approvata dal governo per il nuovo codice ci dice che questa volta probabilmente l'intenzione è quella di non attendere direttive ma di fare un nuovo codice alternativo a quello attualmente in essere. Ma effettivamente quello che è successo nel nostro ordinamento e che andrebbe studiato con un attimo di attenzione è che in una qualche misura tutti si sono sentiti liberi di poter applicare principi di autoregolamentazione anche diversi da quelli indicati dalle direttive comunitarie. Faccio per esempio riferimento alla differenza profondissima che c'è sempre stata e c'è tuttora tra settori ordinari e settori speciali. I primi costretti ad applicare per filo e per segno qualunque principio del trattato e delle direttive, i secondi tutto sommato liberi di comportarsi come a tutti gli effetti un privato, ritenendo che avendo fatto un minimo di pubblicità si sia adempiuto a tutto l'obbligo che le direttive comunitarie ci indicano in termini di concorrenza. Questo è stato effettivamente il problema di questi ultimi 30 anni.
problema che in parte si è risolto quando piano piano le direttive si sono unificate, gli argomenti e le tipologie contrattuali anch'essi sono risultati identici, per cui non c'è più differenza tra un appalto di forniture, di servizi o di lavori, e addirittura l'ultima generazione delle direttive ci ha dato effettivamente un quadro assolutamente uniforme dei comportamenti delle stazioni appaltanti. Questo quadro, a dir la verità, a mio parere, non si è ancora concluso, perché a tutt'oggi residuano una serie di aspetti di grandissimo rilievo che non possono non essere presi in considerazione e che riguardano, secondo me, il fatto che poi, tutto sommato, le direttive comunitarie sono state introdotte preoccupandosi solo ed esclusivamente del procedimento di evidenza pubblica, che non è tutto l'appalto, che è un segmento di una cosa che è sicuramente più grande e che probabilmente noi, ritenendo di dover recepire le sole direttive comunitarie, abbiamo in una qualche misura dimenticato. Mi riferisco a tutta la fase dell'esecuzione a valle dell'aggiudicazione, sulla quale effettivamente le direttive comunitarie non dicono nulla. Non esiste un contratto europeo applicabile a tutti i livelli e in tutti i paesi, il che ha portato, per esempio, ad una situazione paradossale, che alla fine sì, è facile partecipare ad una gara d'appalto, ma nessuno va in un altro paese per la preoccupazione di non conoscere o di vedere applicate regole che non sono quelle che usualmente nel proprio paese lo occupano. E l'altra grande considerazione è che, a mio parere, mancano anche tutti gli aspetti che riguardano invece la fase antecedente l'evidenza pubblica, la programmazione, la progettazione nel caso della realizzazione di un'opera pubblica, ma comunque tutto ciò che riguarda l'attività di ideazione di quello che poi sarà il contratto da stipulare con il contraente. Ecco, tutte queste fasi antecedenti e successive alla fase dell'aggiudicazione sono state completamente dimenticate dalla Comunità Europea, che poi tutto sommato ha fatto un discorso semplicissimo: pubblicizziamo a livello comunitario i bandi e con l'occasione abbiamo aperto il mercato a tutti. In realtà non l'abbiamo aperta a nessuno, perché poi ognuno è rimasto a casa sua, ritenendo che proprio quegli aspetti antecedenti l'aggiudicazione o successivi all'aggiudicazione siano così rilevanti da scoraggiare la partecipazione a gare d'appalto in paesi che non sono il proprio. Ed è una situazione sotto certi profili paradossale, perché ha consentito a tutti di poter disciplinare a proprio piacimento quelle fasi che sono effettivamente rilevanti. Io stamattina, in previsione del nostro incontro, mi sono andato a rileggere sul sito della Camera dei Deputati il regolamento di amministrazione e contabilità della Camera dei Deputati, e tutto sommato ne ho tratto la convinzione che questo regolamento, che riguarda aspetti soprattutto successivi alla gara, è fatto peraltro molto bene, evidentemente tenendo conto di quel poco di normativa che all'interno del codice dei contratti, il 50 del 2016, riguarda la fase successiva all'aggiudicazione, ma tutto sommato dà la possibilità alla Camera dei Deputati di regolamentare al meglio una fase contrattuale che è rilevantissima. Dico, non è un caso che, se noi andiamo a vedere quello che sta succedendo negli ultimi anni nel nostro paese, mi riferisco al cosiddetto decreto semplificazioni convertito con la legge 120 del 2020, ma anche al decreto legge 77 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio scorso, noi lo chiamiamo, come addetti ai lavori, semplificazioni bis,
constatiamo che lì dentro, forse per la prima volta, il messaggio che dà il legislatore sulla contrattualistica pubblica è finalmente quello di occuparsi di fasi che non sono necessariamente l'evidenza pubblica. Perché noi continuiamo a sostenere che tutti i problemi delle gare d'appalto sono concentrati in quel segmento di gara che il più delle volte dura non più di 30 giorni, perché a dir la verità l'abbiamo ristretto in una maniera così incredibile che di più non è possibile, e nel processo amministrativo, anch'esso ristretto in una maniera tale da non far vivere né noi né i magistrati che debbono giudicare. Ma tutto questo è in termini effettivamente temporali così ristretto da far sorridere rispetto ai tempi che sono necessari dalla programmazione al, tra virgolette, collaudo o ultimazione di un appalto. Perché effettivamente, ma basterebbe pensare alla media dei tempi di realizzazione di un'opera pubblica di un certo rilievo, si parla di 16 anni, quando poi la gara e l'eventuale contenzioso si riduce a pochissimi mesi. È chiaro che tutto il resto ha un peso enorme, e questo peso enorme non è soltanto temporalmente addosso alla stazione appaltante che non riesce a raggiungere quei risultati, ma è addosso evidentemente anche alle imprese e quindi alla collettività, perché è intorno a questi due altri segmenti che effettivamente si riscontrano tutte le problematiche che il legislatore più di recente, con semplificazioni e semplificazioni bis, ha cercato di aggiustare, tra virgolette. Nel semplificazioni bis della scorsa settimana ci sono tutte le cose, ripeto, antecedenti l'aggiudicazione, la cabina di regia, il commissariamento, ma effettivamente tutto ciò che riguarda programmazione e progettazione, per cercare il più possibile di tagliare la tempistica a vantaggio di un risultato che nel caso del semplificazioni bis è il PNR e quindi il finanziamento del recovery. Il rischio è evidentemente quello di dover restituire fondi se non si rispettano i tempi che la comunità europea ci ha accordato. Ma l'interesse che io trovo proprio sul tema che oggi abbiamo trattato, e che devo dire tu hai altro che semplificando tracciato, perché effettivamente io avevo preparato una relazione, ma i contenuti di quella relazione sono effettivamente tutte le cose che tu magistralmente hai indicato, effettivamente ci fa riflettere su quanto sia importante questa pronunzia del Consiglio di Stato, perché forse per la prima volta, rispetto ad una giurisprudenza che secondo me era granitica, ci dice, grazie alla Corte Costituzionale, non c'è dubbio, alla presa di posizione che c'è stata, beh, delle cose che effettivamente ci riconciliano con proprio dal punto di vista dell'avvocato. Cioè, effettivamente io mi sono trovato in più di una circostanza nella giurisdizione domestica a discutere delle vicende degli operatori che avevano risposto a gare d'appalto bandite dalla Camera o dal Senato, e in particolare dalla Camera dei Deputati. Beh, effettivamente poter contare sul giudice amministrativo sotto questo profilo è importantissimo, e questa giurisprudenza, secondo me, tra virgolette, fa giustizia di un, come dire, orientamento che aveva effettivamente attribuito, oltre i principi costituzionali, a questi organi un potere che effettivamente nemmeno la Costituzione gli aveva riconosciuto. E il passaggio ripercorso dal Consiglio di Stato, ma ribadito dalla Corte Costituzionale, che tu hai indicato, Enrico,
secondo me è rilevantissimo, cioè il principio di autodichia invocato dalla Camera dei Deputati trova il suo fondamento nell'autonomia normativa che la Costituzione riconosce agli organi costituzionali. Beh, ma questo è la base di tutto. Se è consentito agli organi costituzionali disciplinare il rapporto di lavoro con i propri dipendenti, non spetta invece loro, in via di principio, mi dispiace ripercorrere le cose che tu stesso dicevi, ma le trovo importantissime ai nostri fini, ricorrere alla propria potestà normativa né per disciplinare rapporti giuridici con soggetti terzi, né per riservare agli organi di autodichia la decisione di eventuali controversie che ne coinvolgano le situazioni soggettive. Si pensi, lo dice espressamente, ad esempio alle controversie relative ad appalti e forniture di servizi prestati a favore delle amministrazioni degli organi costituzionali. Del resto, aggiunge, queste ultime controversie, pur potendo avere ad oggetto rapporti non estranei all'esercizio delle funzioni dell'organo costituzionale, non riguardano in principio questioni puramente interne ad esso e non potrebbero perciò essere sottratte alla giurisdizione comune. Beh, io credo che detto questo, come dire, il Consiglio di Stato ha preso una posizione chiara, tant'è vero che poi conclude, alla luce di tutte le sue esposte considerazioni, considerato che la materia dell'affidamento a terzi dei contratti di lavori, servizi e forniture, pur involgendo l'acquisizione da parte dell'amministrazione della Camera di beni e servizi per lo svolgimento delle sue funzioni, non rientra nella sfera di autonomia normativa costituzionalmente riconosciuta. Le relative controversie sono sottratte alla giurisdizione domestica. Beh, devo dire che queste considerazioni così chiare, io è vero che la Cassazione può intervenire, ma la Cassazione, secondo me, in una circostanza del genere non potrà che riconfermare. Queste parole così chiare mi ricordano, come dire, in una qualche misura sempre le discussioni che abbiamo fatto in materia d'appalti, perché questo è effettivamente un campo molto delicato sul quale effettivamente c'è voluto coraggio da parte degli avvocati dell'impresa a rivolgersi al TAR e soprattutto ad avere la forza di andare al Consiglio di Stato dopo aver perso, bene o male, anche nel merito, perché qui la cosa brutta è che il TAR se l'era cavata con estrema semplicità, rigettando nel merito i rilievi posti dal ricorrente. In quest'ambito questa sentenza mi sembra molto molto significativa. E quello che io sostengo da sempre è che proprio nella materia dei contratti pubblici, ma noi ci siamo trovati spesso a dover combattere queste battaglie, non è un problema evidentemente di giudice amministrativo, è effettivamente un problema di disapplicare o tentare di non applicare le norme che riguardano questa materia, il che è avvenuto, ripeto, soprattutto nella fase dell'esecuzione, con una certa facilità da tutti i soggetti che si sono ritenuti nel tempo estranei in quanto privati. Ecco, io penso per esempio a tutta la disciplina dell'in-house, io penso a tutta la disciplina delle stazioni appaltanti che sono SPA private e ritengono per questa ragione di non essere sottoposte alle previsioni del codice dei contratti. Cioè, in una qualche misura, noi ci siamo trovati nel corso di questi 20 o 30 anni, ma soprattutto dal tempo in cui arrivano le direttive,
di fronte a tutta una serie di soggetti che per un verso o per un altro hanno ritenuto di essere estranei alle logiche dell'applicazione dei principi delle direttive comunitarie. E pur ricordo il caso clamoroso, tutto sommato, dei concessionari che hanno sostenuto da sempre di essere estranei perché i soldi o il danaro che anticipavano era di natura privatistica, ma in realtà il concessionario sta spendendo denaro pubblico pure se sta anticipando somme, perché quelle somme sono funzionali ad un recupero delle somme che nel caso delle concessioni autostradali si ha mediante il pedaggio, ma che fa sì che quell'intervento sia di natura pubblicistica ancor prima che debba partire. Eppure noi ci siamo ritrovati spesso a dover discutere effettivamente della disapplicazione di questi principi per tutta una serie di ragioni e per tutta una serie di soggetti. Ecco, io credo che sia arrivato il momento di finirla rispetto a tutto questo. È arrivato, a mio parere, il momento di dire che le procedure dell'evidenza pubblica le debbono applicare tutti, che i principi delle direttive sono principi che non possono essere disattesi a seconda della natura dei soggetti che li applicano, che gli appalti pubblici debbono essere regolamentati tutti nella stessa misura per tutti i soggetti. Cosa che nel nostro paese, al di là di poche stazioni appaltanti, quelle di più piccole dimensioni, nessuno fa. Perché la cosa incredibile è che qui alla fine ad applicare veramente il codice dei contratti sono rimasti soltanto i piccoli enti locali, perché tutti per un verso o per un altro hanno trovato il modo di sfuggire alle regole della contrattualistica pubblica. E quindi dico sfuggire perché poi ogni qualvolta si crea una situazione di emergenza, l'unica cosa che ha saputo fare il legislatore, anche quello successivo al codice dei contratti, è stato di dire: beh, qui bisogna mettere una deroga. È famosa la deroga, tutto sommato, del Ponte di Genova, no? Tutti diciamo quanto sono stati bravi a Genova, però tutti ci dobbiamo rendere conto che quel ponte è stato realizzato proprio perché effettivamente si è dovuta emanare una legislazione speciale che consentisse di derogare a tutti i principi del codice, sia in quanto a gara sia in quanto a esecuzione del contratto. Ma non è un caso che lo stesso decreto semplificazioni, quello del 2020, dice alle amministrazioni: ma in questo momento di emergenza determinato dalla pandemia, l'unica cosa che si può fare è operare in deroga, ma operare in deroga non soltanto nella scelta del contraente, ma addirittura nell'esecuzione e quindi nella fase successiva. Ecco, io ero partito con l'idea che lo sport nazionale fosse quello di derogare, ma in realtà queste deroghe alla fine le ha volute soprattutto il legislatore, che si è reso conto che probabilmente quel codice era stato emanato in una misura tanto complessa e di difficile lettura e ancor più complessa interpretazione, che la cosa migliore da fare ogni qualvolta si deve intervenire è quella di trovare il modo di derogare non applicando le regole del codice. Ripeto, noi alla fine ci troviamo con quattro enti locali che, poveracci, sono costretti ad applicare tutto e sono sottoposti a tutti i controlli dell'ANAC, e con la gran parte dei soggetti che appaltano la gran parte delle opere pubbliche del nostro paese, che per un verso o per un altro possono operare in deroga, soprattutto perché la gran parte di loro opera nei cosiddetti settori esclusi. Ecco, allora non mi stupisco che evidentemente gli organi costituzionali con la giurisdizione domestica si siano messi al riparo dai rischi del giudice amministrativo. Non mi stupisco, ma finalmente però constato che il Consiglio di Stato ha detto una parola chiara e decisiva effettivamente su una situazione che stava, a mio parere, degenerando, ma anche per dare, ma non degenerando per i comportamenti, perché devo dire la lettura stamane del regolamento della Camera dei Deputati mi dice che forse l'applicazione delle regole alla Camera dei Deputati
della contrattualistica pubblica è tenuta in maggiore considerazione rispetto a tante stazioni appaltanti, perché qui effettivamente ci sono tutti i riferimenti e mi sono andato a vedere anche i bandi più recenti della Camera dei Deputati, non soltanto al vecchio regolamento, ma addirittura al nuovo codice e alle regole da ultimo fissate dallo sblocca cantieri e dal semplificazioni 1 e 2. Quindi il problema non è evidentemente la Camera dei Deputati, il problema è introdurre nel nostro ordinamento una convinzione che ancora non c'è, che non si può sfuggire alle regole dei principi delle direttive comunitarie, né alle regole che, trattandosi di denaro pubblico, i contratti pubblici devono seguire clausole effettivamente dettate dalla normativa di riferimento. Ecco, devo dire sotto questo profilo, questa sentenza, pur occupandosi di tutt'altro, lascia a mio parere intravedere un quadro di riferimento utilissimo per tutti noi che siamo degli operatori, perché fa giustizia di un comportamento che per troppi anni ha lasciato la contrattualistica pubblica nelle mani delle stazioni appaltanti, con regole che non erano quelle che valevano per gli altri. Vi ringrazio. Grazie tante, grazie a te Arturo. Interessante, per quanto mi riguarda assolutamente condivisibile la tua lettura delle cose. Questa situazione di sfuggevolezza alle regole europee e anche nazionali da parte di una serie di soggetti, questa situazione di disomogeneità delle regole nelle varie fasi dei contratti pubblici, della procedura di evidenza pubblica e della fase esecutiva, questa oggettiva difficoltà per operatori stranieri, seppur europei, di andare a cercare di partecipare a procedure di altri stati, proprio per la consapevolezza dei rischi derivanti da questa disomogeneità delle regole che hai illustrato. Questo ritorno in qualche modo alle regole già nel decreto semplificazione e soprattutto nel decreto semplificazione bis, e questa tua lettura di questa decisione del Consiglio di Stato quale monito per il ritorno alle regole e per la restituzione di una competenza che tra le righe mi sembrava che tu indicassi anche soprattutto come competenza tecnica, non solo giurisdizionale, ai giudici amministrativi che praticano questo lavoro in maniera continuativa e quindi con un'esperienza considerevole in materia, sottraendolo invece a quella di una giustizia interna che, sempre lettura mia delle tue indicazioni tra le righe, però insomma in qualche modo non dà le stesse garanzie di una giustizia amministrativa, nella fattispecie, che è comunque terza, imparziale e dotata di una maggiore competenza tecnica. Quindi mi fa piacere aver ascoltato la tua lettura delle cose come una lettura in termini positivi e favorevoli, dando una valenza più ampia che io non avevo colto, ma che forse, che anzi ascoltandoti è sicuramente più condivisibile, una valenza più ampia che riporta non solo la giurisdizione al giudice amministrativo, ma riporta un monito generale del rispetto delle regole, nella fattispecie le regole di riparto della giurisdizione. Quindi grazie tante, e personalmente condivido il tutto e anche l'ottica più ampia che hai saputo dare come taglio alla tua relazione, che effettivamente non si legge all'interno di questa decisione, ma in qualche modo è desumibile dal quadro storico che hai fatto dalle origini fino ai nostri giorni di questa materia molto particolare. A questo punto passo la parola al consigliere Elena Quadri per il suo punto di vista della situazione.
Vi anticipo un'ulteriore deroga dell'ordine della giornata di oggi. Normalmente concludiamo la giornata con le conclusioni del professor Filippo Lubrano, che oggi però per esigenze personali ci dovrà salutare prima e quindi farà le sue conclusioni dopo l'intervento del consigliere Elena Quadri e poi lasceremo la parola per l'intervento finale al professor Picozzi. Quindi grazie e prego consigliere. Grazie avvocato Lubrano, grazie professor Lubrano per avermi invitato a questo incontro che è davvero molto interessante. Io parlerò naturalmente a titolo personale, per cui eviterò qualsiasi riferimento al merito ovviamente della decisione, anche perché riguarda la mia sezione, quindi non mi sembra opportuno. Quindi cercherò di rimanere sull'argomento, quindi sul titolo del convegno che riguarda appunto la giurisdizione del giudice amministrativo nei confronti degli organi costituzionali. Mi è piaciuta molto la relazione che mi ha preceduto perché ha toccato dei temi che sono di estrema attualità, cioè in primo luogo quello dell'effettività della tutela, perché di questo si tratta sostanzialmente. Ecco, anche tutti gli interventi normativi che si stanno susseguendo per cercare di porre rimedio appunto a quelle complicazioni che il nuovo codice degli appalti obiettivamente ha posto nell'attuazione delle direttive europee del 2014, vanno tutte in questo senso, sulla tutela dell'effettività. Quindi effettività dal nostro punto di vista delle decisioni della tutela giurisdizionale, dal punto di vista invece del legislatore, effettività del raggiungimento dello scopo. Quindi nella materia dei contratti pubblici, che è quella che deve soddisfare appunto il raggiungimento di scopi che sono legati a un settore dell'economia così vivo e così importante per il nostro paese, quindi si cerca di velocizzare il tutto e di agire appunto anche su segmenti della procedura che non sono stati invece disciplinati adeguatamente dal legislatore del 2016. E quindi appunto con il semplificazione del 2020, semplificazione bis in relazione all'attuazione del PNRR, si cerca di fare proprio questo. Devo dire che noi abbiamo cercato di dare una mano suggerendo alcuni strumenti che poi alcuni sono stati recepiti, altri meno, magari lo saranno nella nuova normativa che ora si dovrà adottare in esecuzione appunto della delega. Ecco, però questo è importante, il raggiungimento dell'effettività, quindi l'effettività dal punto di vista sostanziale nella normazione e l'effettività nel processo. Quindi questo è un argomento molto importante su cui mi ha fatto riflettere la relazione precedente. Passando invece adesso quindi alla trattazione dell'argomento più specifico, allora naturalmente il problema della giurisdizione del giudice amministrativo nei confronti degli organi costituzionali è strettamente connesso al tema dell'autodichia, ovviamente. L'autodichia che è una sorta di giurisdizione riservata agli organi costituzionali. Perché è legata alla loro sfera di autonomia riconosciuta nell'ambito appunto dell'ordinamento, quindi a tutela della posizione dell'organo costituzionale. Infatti la Corte di Cassazione a sezioni unite, per esempio nella pronuncia 6529 del 2010,
ha proprio sostenuto che per autodichia si intende la capacità di un'istituzione, in particolar modo degli organi costituzionali muniti di autonomia organizzativa e contabile, di decidere direttamente e quindi con giudizio dei propri organi ogni controversia che attiene all'esercizio delle proprie funzioni, quindi senza che istituzioni giurisdizionali esterne, quindi altri giudici, possano ingerirsi nella, praticamente nella materia e quindi applicando la normativa che gli stessi organi si sono dati. Ecco, quindi questo è un punto molto importante che ha sottolineato la Cassazione nel 2010 e questo punto viene ripreso in continuazione nelle decisioni della Corte Costituzionale, sia in quella del 2014 che in quella del 2017, che ha dato la stura sostanzialmente alla decisione del Consiglio di Stato di cui si è parlato prima e che molto lucidamente, magistralmente, hanno posto in luce i precedenti relatori. Ecco, allora, quindi questo è il punto importante. L'autodichia, quindi, degli organi costituzionali si ricollega alla loro capacità normativa, quindi alla loro produzione normativa. Quindi alla cosiddetta autocrinia, come la dottrina la definisce. Però che cosa garantisce quindi il singolo nei momenti in cui l'organo costituzionale esercita l'autodichia? Ecco, diciamo che in passato si discuteva proprio su questo, cioè l'autodichia era ritenuta appunto come una forma di deroga alla giurisdizione comune e quindi si riteneva che rappresentasse una forma minore di garanzia nella tutela, nelle controversie sostanzialmente. Però vediamo che diciamo da una quindicina di anni a questa parte questo problema ha perso di consistenza, perché sin dalla sentenza Savino, quindi della CEDU, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 2009, del 28 aprile 2009, in realtà è stato riconosciuto proprio un carattere giurisdizionale agli organi di giustizia domestica della Camera. Quindi, pur dovendo gli stessi decidere nella loro indipendenza ed imparzialità, però in realtà i giudici della Corte di Strasburgo hanno ritenuto che questi organi di giustizia domestica garantiscano comunque efficacemente una tutela del singolo nel momento in cui deve difendersi, quindi deve tutelare una propria posizione. Proprio perché, per quello che diceva l'avvocato Mancrini in precedenza, cioè perché questi regolamenti, quindi sia il regolamento Maior che i cosiddetti regolamenti minori, rispettano l'articolo 6 della CEDU, in base al quale i tribunali devono essere previsti dalla legge e devono garantire appunto tutte le prerogative delle funzioni giurisdizionali. Quindi la CEDU riconosce che esistono queste garanzie anche nell'ambito dell'autodichia e sollecita solo una riforma nella fase di appello. E infatti, in seguito poi a quella decisione del 2009, il regolamento è stato proprio modificato per quanto riguarda proprio la fase dell'appello, perché si era rinvenuta una commistione tra la funzione amministrativa e la funzione giurisdizionale del soggetto che esercitava appunto la funzione di autodichia. Anche la Corte Costituzionale, nella sentenza del 2017, ribadisce
proprio questi punti che erano stati sottolineati dalla CEDU. Infatti la Corte sottolinea che le fonti interne che vengono approvate dalle Camere e anche dal Presidente della Repubblica garantiscono proprio una tutela effettiva per quanto riguarda appunto la tutela giurisdizionale, garantiscono indipendenza e imparzialità e quindi impongono l'applicazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 24, 101 e 111 della Costituzione. Questo anche perché si svolgono i giudizi sia in primo che in secondo grado, proprio secondo moduli procedimentali che sono di natura sostanzialmente giurisdizionale e quindi che sono idonee a garantire l'effettivo contraddittorio e quindi l'effettivo diritto di difesa. Quindi questo lo ribadisce la Corte Costituzionale nella sentenza 262 del 2017, ma lo aveva già detto in numerose pronunce sin dal 1971. E quindi questo è un punto molto importante. Quindi gli strumenti questo è il punto di partenza, gli strumenti dell'autodichia non sono meno efficaci degli strumenti processuali a disposizione dei singoli nell'ambito del diritto comune. L'altro punto, abbiamo detto, è la competenza giurisdizionale dell'organo interno della Camera dei Deputati o della Presidenza della Repubblica in correlazione con la capacità di darsi un ordinamento interno, quindi il collegamento con la potestà normativa dell'organo e quindi la conseguenza di questo ragionamento è che tutto ciò che non si ricollega alla potestà normativa interna che l'organo costituzionale si dà, deve essere invece devoluto alla giurisdizione del giudice comune. Quindi, perché? Perché non è sostanzialmente collegato alla ratio dell'autodichia, che è la connessione con l'immunità degli interna corporis, ovviamente. Quindi, non è coperta da questo presupposto sostanzialmente. La distinzione che la Corte fa nel 2017 in un obiter dictum e che ha suscitato, diciamo, anche molte reazioni nell'ambito della dottrina costituzionalistica è quella che in realtà quindi il punto dirimente per la devoluzione della giurisdizione al giudice interno o al giudice comune sia anche quello di una distinzione soggettiva delle parti. Quindi prima di tutto la potestà normativa, ma anche la distinzione soggettiva delle parti. E inoltre anche l'applicazione da parte del giudice di una disciplina normativa non esclusivamente interna. Quindi questi sono i punti rilevanti della sentenza del 2017. Perché in realtà questi punti sono stati sottoposti a notevole elaborazione dottrinale? Proprio perché, secondo la migliore opinione, in realtà la distinzione tra soggetti terzi e soggetti non terzi, quindi interni, è molto labile e inoltre anche la distinzione tra fonti normative interne e fonti normative esterne anch'essa è molto labile perché in realtà si assiste a una continua commistione in realtà tra la normativa interna e la normativa esterna. Ecco, quindi questi punti di distinzione che sono stati elaborati dalla Corte Costituzionale
sono stati poi approfonditi dalla giurisprudenza, dalla dottrina, no, volevo dire soprattutto, e addirittura qualcuno è arrivato a sostenere che in realtà la Corte Costituzionale avrebbe affermato quell'obiter dictum per scongiurare l'invasione degli organi di giustizia dell'Unione Europea nell'ambito dell'attività, diciamo, che si rinviene nella materia degli appalti, perché in realtà per salvare l'autodichia sostanzialmente la Corte l'avrebbe sottratta al giudice domestico, proprio perché siccome la normativa degli appalti è in realtà soggetta alla continua influenza esterna, quindi degli organi di giustizia dell'Unione, in questo modo sottraendola al giudice domestico si sarebbe evitata l'ingerenza appunto dell'Unione Europea all'interno dell'organo di rilevanza costituzionale. Questa è una tesi che è stata affermata per dirvi come l'argomento è stato oggetto di studio e di giustificazioni, di critiche. Anche sono stati oggetto di grande studio i rimedi che la Corte ha ritenuto che sussistessero nell'ambito di questa problematica. Quindi la Corte ha ribadito l'inammissibilità del sindacato incidentale di costituzionalità sui regolamenti parlamentari, ovviamente, invece ha ritenuto ammissibile il conflitto di attribuzione nell'ambito di questa materia e naturalmente il regolamento di giurisdizione davanti alla Corte di Cassazione. Ecco, anche su questa commistione di strumenti alcuni in dottrina hanno ritenuto che non fosse propriamente lineare questo ragionamento della Corte, anche perché in questo modo sostanzialmente alcune volte si ritiene che l'organo interno alla Camera dei Deputati è sostanzialmente un giudice, altre volte invece si ritiene che non lo sia, quindi ci sarebbe in realtà una contraddizione interna. Passando però invece all'oggetto sostanziale delle pronunce, quindi la pronuncia del Parlazio e la pronuncia invece del Consiglio di Stato, senza entrare naturalmente nel merito poi della decisione, in realtà quali sono i punti fondanti la sentenza, la decisione? Allora, innanzitutto ovviamente l'articolo 64 della Costituzione, che, come abbiamo detto, attribuisce al Consiglio di giurisdizione della Camera proprio il compito di decidere sia in primo grado i ricorsi, quindi qualsiasi impugnativa, anche da soggetti estranei alla Camera, avverso gli atti di amministrazione della Camera. Ecco, quindi questo è il punto rilevante: atti di amministrazione. Allora, quali sono gli atti di amministrazione che costituiscono quindi oggetto di riserva dell'autodichia, sancita appunto dall'articolo 12 del regolamento della Camera? Allora, per la difesa erariale, ovviamente, e per chi ritiene che l'autodichia debba essere estesa in relazione appunto alla posizione di indipendenza e di imparzialità dell'organo costituzionale, sono atti di amministrazione tutti gli atti che riguardano appunto l'amministrazione dell'organo, quindi dipendentemente dal fatto che ci siano soggetti esterni, interni, quando c'è comunque una normativa che disciplina una materia e quella materia è oggetto di atti di amministrazione, si rientra nell'autodichia. La Corte Costituzionale però, e quindi il Consiglio di Stato di riflesso, perché non ci dimentichiamo che la pronuncia, il Consiglio di Stato è adottata sulla scia della pronuncia della Corte Costituzionale, in realtà questi atti di amministrazione
devono essere identificati sostanzialmente con atti interni. Quindi è questo il punto che costituisce la che delinea la distinzione tra autodichia e invece giurisdizione del giudice comune. Se l'atto è interno alla funzione, quindi della Camera, allora è soggetto all'autodichia. Se invece l'atto è esterno alla funzione dell'organo, quindi disciplina rapporti con soggetti esterni, ma in questo senso, quindi terzi, nel senso che il rapporto è un rapporto esterno che non attiene alla funzione propria dell'organo costituzionale, allora sarà oggetto di tutela giurisdizionale comune e quindi in questo caso un atto di una gara d'appalto sarà devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo sostanzialmente. Quindi è questo il ragionamento che il Consiglio di Stato fa seguendo la consulta, quindi la Corte Costituzionale. E qui perché proprio anche in omaggio alla grande regola dello Stato di diritto che è stata già citata e quindi al conseguente regime giurisdizionale comune a cui devono essere normalmente sottoposti nel nostro sistema costituzionale tutti i diritti e tutti i beni giuridici, quindi ai sensi degli articoli 24, 112 e 113 della Costituzione, secondo gli ordinari criteri di riparto tra le giurisdizioni. Ecco, quindi in questo caso si trattava proprio di un affidamento a terzi di lavori, servizi, di un contratto di lavori, servizi e forniture che quindi pur involgendo l'acquisizione da parte dell'amministrazione, della Camera, di beni e servizi per lo svolgimento delle sue funzioni, però non rientrava nella sfera dell'autonomia normativa costituzionalmente riconosciuta e quindi soprattutto perché appunto riguardava anche coinvolgeva soggetti terzi e quindi le relative controversie devono essere sottratte alla giurisdizione domestica e quindi essere soggette alla giurisdizione di diritto comune. E questo anche perché in realtà il regolamento di amministrazione e contabilità della Camera, quindi gli articoli 39 e seguenti, sostanzialmente in materia di contratti, in realtà non disciplina esclusivamente la materia, questa materia, ma si rifà in realtà alla normativa ordinaria, quindi al codice degli appalti e alla normativa europea per quanto riguarda la contrattualistica pubblica. Quindi abbiamo detto che il giudice, quando non esiste una normativa che è stata adottata esclusivamente dall'organo costituzionale, ma c'è un rinvio sostanzialmente alla normativa esterna, quindi di diritto comune, in quel caso anche la giurisdizione di riflesso deve essere la giurisdizione attribuita agli organi ordinariamente deputati alla risoluzione dei conflitti e quindi alla tutela, alla risoluzione delle controversie giurisdizionali. Quindi questo sostanzialmente è il ragionamento che ha fatto il giudice amministrativo cercando ecco, di porre un punto nell'ambito di questo argomento, anche se per la verità già in precedenza c'erano state delle altre diciamo delle altre pronunce del giudice amministrativo sostanzialmente in questo senso. Per esempio c'era stato un parere del Consiglio di Stato commissioni speciali del 26 luglio 2018 numero 2016 e poi anche altre sentenze, per esempio della sezione quarta, la numero 5657 del 2014 e ancora prima, sempre della sezione quarta, la numero 6617 del 2011, che sostanzialmente avevano già affermato in larga misura questi principi, senza contare naturalmente quelle del giudice di primo grado, del Tar Lazio in particolare. Quindi la materia degli appalti pubblici era sempre stata considerata dal Consiglio di Stato
una materia rientrante comunque nella giurisdizione del giudice amministrativo. Mi fermerei qua, anche se c'erano delle altre cose molto interessanti che avevo trovato, nello studio della dottrina che avevo fatto sulla sindacabilità, per esempio, di alcuni atti della Corte dei Conti, quindi ritenuto sempre come organo, ovviamente, sia giudice che organo che adotta atti su delegazione delle Camere, sostanzialmente per quanto riguarda i controlli preventivi di legittimità precedenti alla riforma e i controlli invece di gestione successivi alla riforma. Altre cose molto interessanti che abbiamo trovato erano per esempio sulla giurisdizione degli atti del CSM per i provvedimenti dei magistrati. Alcune teorie ritengono per esempio che debbano essere sì soggette alla giurisdizione di diritto comune, però con una distinzione in relazione. Quindi sarebbero sindacabili per violazione di legge, ma non sarebbero sindacabili per eccesso di potere. Ecco, questa per esempio è una teoria molto singolare che ho trovato, perché sostanzialmente riduce i vizi di legittimità dell'atto solo a un unico vizio, quello della legittimità, perché ritiene che la discrezionalità del CSM non possa essere in alcun modo oggetto di sindacato giurisdizionale. Per quanto riguarda la Corte dei Conti, invece, si ritiene che siano insindacabili da parte del giudice ordinario, del giudice amministrativo, ovviamente, gli atti di controllo, perché non sono atti amministrativi propriamente, ma sono atti appunto di un organo che agisce su delega di un organo costituzionale, quindi sostanzialmente non si può ritenere che siano lesivi di posizioni individuali come gli atti amministrativi. Io vi ringrazio e vi ringrazio per l'attenzione. Allora, ringrazio io il consigliere Quadri per la sua relazione, che è stata molto interessante, anche perché mi ha sciolto alcuni dubbi che mi stavano venendo in materia. Il dubbio che mi stava venendo era: ma perché si è dovuto aspettare fino al 2021 per arrivare ad un'affermazione di questo principio, che forse è un principio addirittura pacifico? Il riferimento che ci ha fatto alle sentenze precedenti del 2011-2014, l'orientamento consultivo del Consiglio di Stato, mi ha dato ragione di questo mio dubbio, che non aveva in effetti ragione. Io naturalmente a questo punto non posso fare delle conclusioni, perché non posso anticipare un discorso che sarà fatto invece sostanzialmente dal professor Picozza, come non solo come avvocato ma anche come professore. Voglio soltanto forse gettare uno sasso nello stagno per smuovere ancora questa situazione. Perché quando io mi ponevo il problema della impossibilità che si dovesse arrivare fino al 2021 per affermare questo principio, questo problema me lo ponevo in relazione alla considerazione che la fattispecie che ha formato oggetto della sentenza del Consiglio di Stato 4150 è una fattispecie nella quale l'evidenza della giurisdizione amministrativa è assoluta, perché è una fattispecie nella quale la normativa è la normativa statale che vale per tutte quante le parti. La Camera dei Deputati, in relazione a questa normativa, si poneva come parte, perché era la parte del rapporto di contrattualistica pubblica che si andava a porre in essere, e a questo punto, di fronte ad una norma che ti impone certi comportamenti, una parte, come la Camera dei Deputati, che doveva rispettare i comportamenti, pretendeva di essere essa stessa giudice con i propri organi interni della fattispecie del suo rapporto con un'altra parte del tutto estranea, che è quella che aveva partecipato alla procedura. E quindi mi pareva una situazione di talmente evidenza che non potesse una parte, fosse pure un organo costituzionale come la Camera dei Deputati, pretendere di essere essa stessa con i propri organi interni giudice di una fattispecie che aveva una rilevanza esterna fondamentale, il rapporto e come si svolge il rapporto contrattuale che è stato.
Però a questo punto mi pongo un'altra domanda. Ma perché laddove la Camera, l'organo costituzionale, gode di questa cosiddetta autonomia normativa? Perché si tratta di una controversia che attiene all'esercizio delle proprie funzioni, può pretendere ulteriormente, e al momento attuale questo gli viene riconosciuto, di essere con i propri organi interni giudice di questa questione? La Corte Costituzionale ha richiamato il sistema dell'impiego, il rapporto di impiego dei dipendenti delle Camere, però qui non ne parliamo, perché qui evidentemente c'è un altro discorso di carattere sostanziale. Tutti sappiamo quali sono i privilegi, i vantaggi del pubblico impiego presso gli organi costituzionali. In sostanza, quasi come corrispettivo di questi vantaggi che sono indubitabili, c'è da parte del soggetto legato al rapporto di impiego con la Camera una sorta di rinuncia a quella che è la garanzia costituzionale. E quindi perché nella sua valutazione, e credo nella valutazione di tutti, i vantaggi valgono molto di più del pregiudizio che si può determinare. A questo punto vi pongo un'altra domanda. Ma perché, quando è la stessa Camera dei Deputati che pone le regole del gioco e si trova in rapporto con un altro soggetto, bene o male un altro soggetto, anche l'impiegato della Camera è un soggetto distinto rispetto alla Camera, per una controversia che sorge in ordine all'applicazione di questa normativa, in definitiva la Camera debba rivestire due delle posizioni del rapporto: la posizione di autorità che ha posto la norma, la posizione di parte e la posizione di giudice di tutto, perché è qualche cosa che rimane soltanto interno nell'ambito dell'organo costituzionale. E qui c'è quel riferimento al che il consigliere Valli ha fatto all'orientamento della CEDU, al riconoscimento che questa è una sorta di attività giurisdizionale. È una sorta di attività giurisdizionale, ma lo è veramente e fino a quando lo è? Perché io a questo punto la consigliera Quadri ha richiamato due principi fondamentali per il riconoscimento in questa situazione della garanzia costituzionale. Perché ha detto viene garantito il contraddittorio, viene garantita la difesa, c'è anche una disciplina dell'appello e quindi non che una soluzione avvenga soltanto immediatamente. Ma io mi pongo un'altra domanda, ma nell'ambito della giurisdizione, prima del contraddittorio e prima della difesa, anzi come garanzia della sostanza del contraddittorio e della difesa, c'è un altro principio che è fondamentale ed è il principio dell'autonomia del giudice. Soltanto se io mi rivolgo ad un giudice completamente autonomo nei confronti di tutte le parti, allora posso godere dei vantaggi che mi vengono dal contraddittorio, del vantaggio che mi viene dal poter articolare la mia difesa. Ma se in ipotesi il giudice non è in posizione di autonomia, noi sappiamo da tempi lontanissimi, la prima pronuncia fu quella del 1966, le giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale sono cadute non perché non ci fosse il contraddittorio o non ci fosse la difesa, che c'erano, però sono cadute perché non c'era l'autonomia del giudice, cioè non c'era all'interno del collegio l'autonomia dei soggetti che formavano il collegio, c'era il famoso impiegato di prefettura che dipendeva dal prefetto presidente del collegio e quindi non erano in posizione autonoma. E quindi il principio fondamentale della giurisdizione, rispetto al quale contraddittorio e difesa hanno una funzione strumentale, è il principio dell'autonomia. E allora io mi domando, e domando a voi e domando soprattutto al professor Picozza che deve intervenire a questo momento. Ci si vede in questa situazione una posizione di autonomia del giudice che possa riconoscere la legittimità di questo sistema? Perché dal riferimento che è stato fatto prima alla sentenza della Cassazione, poi all'orientamento della CEDU, è evidente che il
principio dell'autonomia del giudice è un principio fondamentale dal quale non si può riflettere anche in questo senso. E quindi io, come ho detto, non volevo fare una conclusione, voglio soltanto porre forse un ulteriore problema, perché in un momento successivo forse si dovrà articolare in modo particolare questa giurisdizione interna, perché la giurisdizione interna può essere tale solo se è veramente giurisdizione, e è veramente giurisdizione solo se c'è un giudice autonomo che non è in posizione tale da risentire degli influssi della posizione di una parte. Io a questo punto vi ringrazio, tutti i relatori che hanno partecipato e devono partecipare a questo dibattito che rientra nelle nostre attività istituzionali di rapporto società avvocati amministrativisti con l'ordine degli avvocati di Roma. Mi dispiace di non sentire il professor Picozza, perché Eugenio è una persona che queste cose le coglie veramente. Comunque, dovendo andare via, mi riservo poi di contattarlo dopo e di sapere un po' come la pensa su queste domande. Grazie a tutti e ridò la parola alla regia. Grazie. Perfetto, grazie tante. Ringrazio il consigliere Quadri e il professor Lubrano per le loro considerazioni che ci hanno portato maggiormente all'interno di questa ampia tematica. In particolare il consigliere Quadri ci ha ricordato la giurisprudenza, la posizione assunta dalla CEDU prima di tutto, e è entrata in maniera molto più specifica sulle decisioni della Corte Costituzionale che avevamo richiamato. Qui essenzialmente il limite di questa autonomia e autodichia sembra essere il limite centrale, quello della effettività della tutela soprattutto per i soggetti terzi. È vero che formalmente si può riconoscere una tutela nel riconoscimento dei principi di difesa giurisdizionale del contraddittorio, però poi nella sostanza, come diceva condivisibilmente il professor Lubrano, quello che è centrale nella realizzazione concreta di questi principi è il principio di effettività dell'autonomia e dell'indipendenza dell'organismo giudicante. E quindi il rischio già indicato dall'avvocato Cancrini è che se il soggetto giudicante poi si trova in una doppia veste di parte da una parte e giudicante dall'altra, non sia in grado di realizzare dal punto di vista concreto ed effettivo questa autonomia e indipendenza. È capitato in passato di fare attività di fronte a questi organismi interni. Il senso, dal punto di vista, lo dico personale, è sempre stato quello di una competenza tecnica anche di questi organismi, nella sensazione comunque di una anomalia del fatto di essere la questione decisa essenzialmente da avvocati e non da magistrati. È vero che questo può succedere anche nella materia degli arbitrati, ma è anche vero che nella materia degli arbitrati questo è espressione di una libera scelta che viene consentita dalla parte, mentre qui la giurisdizione domestica, di questa giustizia domestica, è sostanzialmente imposta. Allora, il tema essenziale resterà ovviamente anche dopo l'incontro di oggi, è proprio relativo alla capacità di questa giustizia domestica di garantire l'autonomia e dell'indipendenza e della compatibilità di questi principi che hanno portato al riconoscimento di questa giurisdizione domestica con i principi generali del nostro ordinamento, quelli denominati dalla stessa
Corte Costituzionale come la grande regola, della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali, lavoro e impresa prima di tutti, di fronte al cosiddetto giudice naturale, quindi nel coinvolgimento anche dell'articolo 25 della Costituzione. Questo è il grande tema. Passo a questo punto la parola al professor Picozza per la sua relazione, che sicuramente sarà ricca di altri numerosi ed interessanti spunti. Prego, professore. Grazie Enrico, saluto tutti gli amici di una vita, ormai si può dire, poi con la dottoressa Quadri mi lega un affettuoso rapporto con il grande nonno, con cui ho avuto occasione di collaborare, una persona veramente straordinaria, che forse l'unico insieme al professor Giannini sapeva coniugare i problemi pratici con quelli teorici. Perché se il diritto è per eccellenza una scienza della logica, solo se noi veramente andiamo a guardare i fondamenti teorici e lo sviluppo storico delle istituzioni, possiamo capire se un ordinamento oggi è adeguato o meno ai principi di uno Stato degli anni 2000, quindi di uno Stato che è per eccellenza, forse pure troppo, lo Stato dei diritti e delle diversità. Ora, se si inizia con le origini di questa funzione di autodichia, devo segnalare che esse sono contenute in tre magistrali libri, quello di Rudolf Ogneist, La legge di bilancio, come legge formale, quella di Georg Jelinek su legge e decreto, tutti pubblicati in quella meravigliosa collana dei classici del diritto della Giuffre, che per fortuna continua ancora, e nell'opera di Paul Laband, a cui si dice che si attribuisce la cosiddetta dottrina formale sostanziale, cioè il fatto che ciascuno dei tre poteri, anche se esercita prevalentemente una funzione, quella legislativa e il Parlamento, quella esecutiva il governo e la pubblica amministrazione, e quella giurisdizionale, gli organi di giustizia, però in realtà ha, diciamo, una funzione prevalente che ne contraddistingue la funzione e l'indirizzo. E questo che cosa ha portato nel tempo? Ha portato appunto che venissero assorbite in base a un criterio puramente soggettivo, ricordiamoci che era il tempo della dottrina dello Stato e che, come segnava Santi Romano, l'ordinamento giuridico statale era il principale, tant'è vero che tutti gli altri in qualche modo dipendevano da lui. Ha portato quindi sulla base di criteri esclusivamente soggettivi, direi di potere poi tutto sommato, ad impadronirsi di zone franche che altrimenti fin da allora si potevano tranquillamente attribuire agli organi di giustizia ordinaria. Ricordate la commissione parlamentare di vigilanza e indirizzo sulla RAI? Io provai ai suoi tempi a impugnare quegli atti, perché lì c'erano diritti dei cittadini, diritti alla partecipazione attiva e passiva alle trasmissioni televisive, che già allora erano il quarto potere dello Stato. Eppure mi si dichiarò il difetto assoluto di giurisdizione, pur essendo quelli sicuramente atti amministrativi, ma di un organo parlamentare. Ecco, quello che ha giustificato il sorgere dell'autonomia normativa particolare, questo lo ricordava il maestro mio e di Arturo, Marzio Severo Giannini, quando ci parlava degli ordinamenti organizzatori, i militari e lo sportivo, no? Che poi però tutti e due hanno dovuto cedere delle quote significative a questa grande regola dello Stato di diritto. E molto probabilmente i teorici che hanno messo le fondamenta dei poteri di autonomia normativa si sono ispirati alla categoria della norma interna, quella che così bene
aveva descritto Franco Bassi in quello splendido libro, rimasto l'unico e più bello, su questa attitudine della norma a valere più per alcuni che per altri, e che fino agli anni dell'Europa Unita valeva perfino per l'ordinamento bancario, con ovviamente diciamo dolore dei correntisti, che erano meri destinatari e non soggetti attivi di un rapporto bilaterale. Quando cade, ecco questo è il punto, quando cade questo feticcio che aveva una funzione in tipi di Stato assolutamente sovranisti, ma non nel senso di oggi, sovrani effettivamente, protezionisti. Cade con il governo globale, cade dopo la guerra e cade con, giustamente più volte ha detto Arturo prima, con l'Unione Europea. Basti pensare che la Corte di Giustizia è il giudice esclusivo di tutte le controversie degli impiegati, si chiamano agenti, delle istituzioni comunitarie. Così ci rispondiamo per relata a Filippo, glielo direi Enrico. Non sussiste alcun problema, tantomeno per gli appalti delle istituzioni comunitarie o per la concessione di contributi comunitari diretti. C'è una giustizia esterna in applicazione. Questo ci potrebbe anche permettere di tagliare il problema, mi riallaccio proprio alle belle considerazioni pratiche che ha fatto Arturo, da un altro punto di vista, e cioè si potrebbe anche ipotizzare che la Camera non ha potere di autonomia normativa in materia di appalti perché ha ceduto la sovranità. Essendo un organo dello Stato, e poiché la direttiva 669 e la 1392 poi confluite nella direttiva 23-24-25 2014, lo dicono apertamente che i soggetti devono avere mezzi di ricorso efficaci che possano dinanzi a giudici indipendenti, chiaramente questo sarebbe già un altro argomento che forse potrebbe essere portato dall'impresa che ha fatto, mi permetti di dare un piccolo suggerimento all'amico che validamente ha portato avanti, anche di fronte alla Cassazione, visto che è stata così sollecita nel deferire alla Corte di Giustizia la mancata pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato, che forse è un po' stiracchiata, ma testimonia comunque questo a sensibilità dell'ordinamento multilivello. Beh, allora c'è un caso come questo che effettivamente dovrebbe già di per sé risolvere il problema. E questo ovviamente vale anche per il rapporto di impiego. Lo ha detto molto bene Filippo, che non ha avuto mai piedi sulla lingua, è uno dei motivi per cui siamo stati sempre molto amici. In effetti si cede la libertà per avere i privilegi, la schiavitù d'oro. E noi abbiamo visto fino al più recenti riforme che hanno un po' messo una pezza a colori, che razza di trattamenti, forse solo gli uccelli della Banca d'Italia, vabbè, ma lì corrono i soldi, ma avevano il personale della Camera e Senato, un terno all'otto per chi vinceva, e soprattutto non solo nelle carriere apicali, ma anche in quelle un po' più secondarie, stipendi e indennità veramente spaventose. Ma non finisce qui la problematica. Un'altra problematica che mi è rimasta un po' in gola, perché ho avuto l'onore di fare parte della commissione di riforma del processo amministrativo, che devo dire a 10 anni di distanza è un bel processo, molto molto tecnico, molto direi anche laconico, senza superfetazioni. Noi avevamo messo il giudizio elettorale ripartito fra il giudice amministrativo ordinario sull'ammissione alle liste, perché è una vergogna. Siamo l'unico paese, come insieme alla Grecia, e lì c'è stato qualche consigliere di Stato che faceva più politica e non giustizia, devo dire, fu soprannominato lo sforbiciatore ai tempi di Berlusconi, e che però ha perso un'occasione storica, perché prima o poi ci si dovrà tornare, se non addirittura passando per la CEDU, perché è incredibile che le liste elettorali le decida un'interna corporis che poi è fatto dallo stesso partito,
e poi le decida chi ha vinto le elezioni, perché poi la giunta per l'elezione a procedere comunque sono organi che hanno un principio di rappresentatività, chiaramente, no? E quindi quello è un altro problema su cui ancora abbiamo un arretrato nel passato. E questo fa capire che in questo faticoso processo di integrazione europea lo sport è sicuramente più avanti della politica, perché consentitemi dire che la vittoria italiana è la vittoria dell'Europa. Certo, la nazionale italiana, quello che volete, ma lo spirito europeo con cui è affrontato fa capire che a volte i valori sociali, i valori dello sport, mi riferisco soprattutto a Enrico, che così degnamente ce l'ha presente in quella sede, veramente non fanno quei calcoli che invece gli interessi politici fanno per motivi di bottega. Volevo anche dire qualcosa che mi ha molto colpito su quell'aspetto molto ampio che ha toccato Arturo su forse le lacune del diritto comunitario. Io vorrei sottolineare però un grande pregio. Dobbiamo al diritto comunitario una cosa che l'Italia non avrebbe mai fatto da sola, e cioè l'armonizzazione non solo procedurale ma anche sostanziale degli istituti. Oggi il contratto è un contratto e nessuno dubita che è un contratto di diritto civile, tanto se è un contratto di lavori, tanto se è un contratto di servizi. Abbiamo un giudice che lo può dichiarare inefficace, e direi con una certa sapienza è stato attribuito al giudice amministrativo. Abbiamo alcune inserzioni della Corte di Giustizia anche in fase di esecuzione, per esempio quando si ricontrattino le condizioni in modo di ledere la concorrenza o in caso di subentro. Certo, quello che manca, ma non, secondo me non è una questione che risolve il diritto, lo risolve solo la buona volontà delle persone, è la gestione elastica della fase di esecuzione. Non si può più pensare alla figura della stazione appaltante e dell'appaltatore nell'ambito di un rapporto sostanzialmente gerarchico, anche se poi nei fatti è rovesciato, o perlomeno era rovesciato. Qua non se ne esce se non creando delle condizioni di buona fede nel rapporto fra stazione appaltante e appaltatore assolutamente paritarie. E meglio ancora se soggette a un monitoraggio costante di un terzo, altrimenti non si può, perché la stortura, come Arturo sa benissimo meglio di me, nasce dall'inizio, perché se un appalto non è attribuito in modo elastico, giustamente l'operatore non può fallire per far contenta la norma, e quindi è costretto a usare il sistema delle varianti. E questo porta non solo la duplicazione e la triplicazione dei costi, ma anche un allungamento ingiustificato ed enorme dei tempi. L'altra cosa, sarò un uomo del passato, ma io ho avuto l'occasione di fare gli arbitrati a 5, sia quelli della Cassa del Mezzogiorno che quelli della legge del 1865 dei lavori pubblici, vi assicuro che erano di un'effettività giustiziale incredibile, anche di un apporto del tecnico, perché c'era un ingegnere del genio civile. La strozzatura che si è voluta fare, perché noi prendiamo alcune cose di immagine dal Vaticano, come l'autorità della corruzione, è in realtà non abbiamo l'abilità di trattazione del Vaticano, che è gerarchico fino in fondo, cioè riferisce esclusivamente al Papa. Per quanto l'ANAC sia stata rappresentata fino a poco fa da un grande personaggio come Cantone, però non si può arrivare a sostituire con una pretesa autorità che dovrebbe occuparsi della corruzione in generale, non solo di quella possibile negli appalti. Non si può risolvere il problema così. Ritornare ad forme di arbitrato, ovviamente, introducendo... Il mercato oggi del resto lo richiede già da sé, una attenzione alle tariffe professionali, ma non credo che nello spirito di veri arbitri doversi sottomettere ad un costante controllo di altre persone.
e quindi io penso che l'arbitrato potrebbe essere ancora la soluzione per la fase di esecuzione del rapporto. Anche, diciamo, in corso d'opera e anche su step particolari con dei tempi molto... Credo che questo riconcilierebbe anche il mondo delle imprese con il mondo, diciamo, delle stazioni appaltanti. Che poi, come diceva giustamente Arturo, molti enti si siano sottratti, beh, ricordiamoci che alcuni organi costituzionali si sono sottratti anche a fornire i dati Eurostat fino a poco tempo fa, quindi non è certo un caso. Certo, alcuni ritardi hanno anche ragioni storiche. Ricorderà Arturo, che ne abbiamo fatto convegni negli anni d'oro, è la famosa legge 1137 del 29 sulla sola concessione di opera pubblica. Voglio dire, se ai tempi del fascismo, che era veramente una struttura uniforme e gerarchica, c'erano delle difficoltà anche allora, figuriamoci ora. Probabilmente l'esigenza di semplificazione, io ancora non ho visto, anche se me l'hanno gentilmente inviato alla legge delega e le relazioni, mi auguro che sia un codice molto più sintetico. L'esempio della Danimarca forse è eccessivo, che approva le direttive in allegato, ma qui forse si tratta di sfottire anche sulle direttive, perché purtroppo la burocrazia di Bruxelles negli ultimi anni ha un po' ecceduto sulla, diciamo, logorecità delle norme. Bisognerebbe essere in questa fase, che è la fase di ricostruzione del paese, la fase che ci può portare alla postmodernità, molto molto sintetici. In questo si può lasciare la discrezionalità alle amministrazioni. È una discrezionalità riposta opportunamente, perché noi abbiamo un giudice che è in grado sempre di verificare e controllare. La grande rivoluzione in Consiglio di Stato, in TAR, già negli anni 2000, con il codice, è quella che ormai si va a un controllo di accertamento del fatto che è proprio dall'interno. Quindi, se il giudice vuole, può rendersi conto al 100% di come si sono svolte le cose. E dove non arriva personalmente può sempre affidarsi a una consulenza. Quindi veramente si possono fare regole elastiche, perché il contrappeso è la capacità di controllo del giudice. Certo, mi spiace che il costo sia eccessivo. Noi abbiamo una partita pendente con Filippo Lubrano ed altri in Corte di Giustizia, perché non siamo stati molto soddisfatti di quello che ci ha detto sul contributo, ma spero che anche dopo la pandemia forse una resipiscenza ci sarà. Quanto alla bellissima relazione di Elena, il problema è che la Corte di Giustizia della CEDU ha dei parametri che vanno presi un po' con le molle, perché la Corte ha un difetto di origine. Incorpora paesi che la democrazia non l'ha conosciuta quasi mai, quindi non può avere quella linearità e quella rigore che ha diciamo quella Corte di Giustizia dell'Unione Europea, perché ha dovuto contemperare l'assenza di giustizia o la giustizia fatta dal partito unico con un progressivo inserimento di organi di giustizia terzi. E quindi io non mi affiderei tanto a quelle due sentenze. Credo che esse valgano in altri contesti. Mi affiderei a numerosissime sentenze della nostra Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ci ha detto tante di quelle volte che l'effettività della tutela giurisdizionale è al primo posto e che i giudici degli stati sono i principali soggetti obbligati alla collaborazione e al successo dell'avventura comunitaria. Quindi, voi lo sapete, non è stata tenera neanche col Consiglio di Stato quando c'è stata la vicenda
del rapporto fra ricorso principale e ricorso incidentale. Ed è una cosa molto interessante quella vicenda, perché fa capire che, come diceva il bravo presidente Carbone nella sentenza del 2008, la tutela giurisdizionale si deve dimensionare su quella sostanziale e non viceversa, non è gli stilemi del codice di procedura civile che hanno poi ispirato questa giurisprudenza a prevalere sulla sostanza della giustizia, che è un concetto oggettivo e non processuale, soprattutto in materia di concorrenza di mercato, perché se lì non c'è una giustizia, ma si è detto si deve rifare la gara, si rifaccia la gara. Quando ci sono delle lesioni alla concorrenza del mercato, non possono essere, e infatti sappiamo che poi il Consiglio di Stato si è allineato alla fin fine. Ecco, ma l'esempio è interessante per far capire che la grande regola, come la chiama la Corte Costituzionale, è effettivamente ciò che ci deve guidare, ciò che, diciamo, veramente distingue uno Stato di diritto da un altro Stato. Vedete, attualmente fa un po' anche divertire questa cosa sull'autodichia del sistema parlamentare. In realtà il sistema politico oggi è completamente staccato dal sistema sociale, tant'è vero che è una carriera a parte, non c'è più un'osmosi come ai tempi della Prima Repubblica, non ci sono neanche giuristi di area, basta vedere tantissimi fra i colleghi di diritto costituzionale. Noi amministrativisti siamo più indipendenti, Arturo, perché dobbiamo mettere un po' le mani nella costruzione delle cose, quindi dobbiamo veramente farci una nostra ideologia e una nostra fisionomia. Però ecco, penso che tutto sommato la linea da seguire sia proprio questa. Non è la giustizia nell'azione politica, perché l'azione politica non può che perseguire, come diceva il professor Giannini, una somma di interessi pubblici che spesso possono anche confliggere fra di loro. Quindi è sempre selezione. Il vero perno dello Stato di diritto si ritrova nell'effettività della tutela. Oggi certamente non affrontiamo problemi spinosi come quello del processo penale e anche del processo civile, per nostra fortuna. Noi viviamo in una oasi molto felice, avendo avuto la fortuna di stare a livello con magistrati di immensa preparazione, di grande cultura e anche di sensibilità e non di formalismo. Però in un quadro completo del discorso non posso non accennare anche a questo. E non a caso fa parte del PNRR. Cioè qui si gioca soprattutto nell'ambito della giustizia civile e penale la capacità di legarsi agli investitori istituzionali, a quello scambio che è il diritto e l'economia globale. Se non c'è questo, noi rimaniamo sempre un paese con tante risorse ma poca capacità di attrazione. Bisogna modernizzarsi anche in questo e non pensate che si risolva solo sulla velocità. La velocità la può dare il processo telematico, quello amministrativo è un ottimo esempio, ma la giustizia lo dà il fatto di sapere andare alla profondità delle questioni e quindi quel tempo che occorre non deve essere sacrificato. Insomma, dal punto di vista organizzativo, visto che parliamo anche di autodichia, il problema è il reclutamento dei magistrati, e cioè dare alla giustizia un numero di magistrati preparato, ma sufficientemente ampio, perché queste cose, del resto anche qui parlano le statistiche, il numero dei magistrati italiani è meno della metà, specialmente nel settore civile e penale, della media degli altri. Quindi fa capire come noi dobbiamo puntare moltissimo sulla giustizia anche in chiave economica.
ho voluto un po' allargare il discorso proprio perché mi ci ha portato Arturo con la sua bella riflessione sul mondo degli appalti da una parte e dei poteri dall'altra, e quindi a questo punto mi taccio, vi ringrazio tutti, un saluto affettuoso a tutti quanti. Grazie tante, professor Picozza, considerazioni molto interessanti non solo come dottrina ma anche come avvocato, quindi considerazioni utili dal punto di vista sistematico, Santi Romano, la centralità dello Stato ma anche la pluralità degli ordinamenti, la citazione di tutti i saggi che sono stati scritti al riguardo, ma anche considerazioni molto pratiche da avvocato, quale poi sei, che pratichi in queste aule la reale applicazione di questi principi, che poi in qualche modo dovrebbe essere il punto di arrivo di tutto. Tre cose particolari voglio sottolineare rispetto alla tua relazione: l'importanza del diritto europeo. Io credo che questo è un qualche cosa che effettivamente dobbiamo tutti riconoscere. Hai detto giustamente, mai avremmo potuto pensare di dare al giudice amministrativo un potere di arrivare a dichiarare anche l'inefficacia del contratto. Soluzione pratica imposta dalla direttiva europea e recepita in contrasto anche con tutte le nostre logiche di riparto della giurisdizione, ma sicuramente molto positiva, perché ha consentito la soluzione di poter risolvere questi giudizi nei pochi mesi che ricordava prima Arturo e che la quotidianità ci riporta. Altra soluzione importante da parte della Corte di Giustizia, la questione dei rapporti tra ricorso incidentale e ricorso principale. La Corte di Giustizia è dovuta tornare più volte sul tema e realisticamente, se così non fosse stato, il Consiglio di Stato avrebbe continuato su quella che era stata la soluzione indicata dalla plenaria numero 4 del 2011. A mio parere non condivisibile, perché, come hai detto giustamente tu, faceva prevalere la forma e la procedura sulle questioni di diritto sostanziale, che consistono essenzialmente nel dare una risposta di giustizia sostanziale a chi chiede giustizia, senza fermarsi in questioni di, io le chiamo, di burocrazia processuale. È un termine forse antipatico, che però può rendere con il senso di queste disquisizioni che a volte vanno oltre il loro limite naturale. La seconda cosa che condivido, e credo tutti in assoluto, è questo auspicio di sinteticità del nuovo codice dei contratti pubblici, anche di maggiore sinteticità rispetto alle direttive. Questo è una qualche cosa che vedremo a breve, quindi siamo sicuramente tutti in questa ottica, oltre che di maggiore stabilità, che è inevitabilmente connessa, perché se tu fai un lavoro sintetico poi non ci sarà bisogno di tornare continuamente sui singoli commi, come invece siamo abituati a vedere nella quotidianità. Terza considerazione che mi ha particolarmente attratto è questo tuo richiamo della cosiddetta grande regola, che oggi è diventato un po' il centro di tutto il dibattito, quale garanzia della effettività dello Stato come Stato di diritto. Se rispetti la grande regola sei veramente uno Stato di diritto, viceversa se per tutte le varie situazioni di eccezione crei una serie di deroghe alla grande deroga, e poi si perde l'essenza stessa dello Stato di diritto. Quindi ti ringrazio particolarmente per le tante e interessanti considerazioni. Mi sono limitato a richiamare queste tre che mi hanno colpito più direttamente, ma erano tutte molto interessanti, sia dal punto di vista astratto, dogmatico, dottrinario, sia dal punto di vista invece concreto e professionale. Per chiudere, io credo che la giornata di oggi
abbia fatto un po' il punto, ci abbia aiutato a fare il punto della situazione sul tema che è realisticamente ancora in divenire, già solo per il fatto di essere ancora sub iudice. Però per quanto queste nostre considerazioni ovviamente non possano essere definitive, perché il tema è un tema che vedrà realisticamente ulteriori interventi, possiamo prendere atto del fatto che questo tema ha preso una certa direzione che va nella direzione indicata dal Consiglio di Stato, e mi sembra che ne abbiamo preso tutti positivamente atto. A questo punto io non mi resta che salutare e ringraziare tutti i partecipanti e tutti i relatori odierni, dall'avvocato Cancrini al consigliere Quadri al professor Picozza. Noi chiudiamo con questo incontro la fase di questi nostri incontri periodici mensili. Non avremo sicuramente un incontro nel mese di agosto, ci rivedremo a settembre con nuovi temi che non abbiamo ancora elaborato, perché poi la realtà quotidiana ci porta continuamente di fronte a temi nuovi e interessanti, e quindi poi vedremo quale sarà l'argomento che tratteremo nel prossimo mese di settembre. A questo punto grazie a tutti i relatori e grazie a tutti i partecipanti, buon pomeriggio e arrivederci a presto. Grazie a tutti.